Allora, buonasera a tutti. Incominciamo con questo seminario in cui, per andare avanti, sì. Sì, la freccia anche. Sì. Anche in via. Dunque, in questo seminario parlerò dei sistemi solari a torre, concentrandomi sull'ottimizzazione. Chiaramente per arrivare a descrivere i metodi, i sistemi di ottimizzazione di campi solari, occorre fare qualche passo indietro, riprendere alcune considerazioni sulle caratteristiche della radiazione solare, su come sia necessario concentrarla e quali siano i limiti teorici di concentrazione. Quindi, inizieremo appunto con alcune considerazioni sulla geometria del sistema Sole-Terra. Questa slide, vedete, ho voluto indicare la distanza media del Sole dalla Terra, l'angolo di vista, che è chiaramente anch'esso una quantità che varia nel tempo, perché la posizione della Terra dal Sole varia ovviamente durante l'anno. È importante da vedere il grafico dello spettro della radiazione elettromagnetica, della radiazione solare, così come in giallo arriva al top dell'atmosfera terrestre e in arancione come quel che arriva della radiazione solare al livello del mare. È interessante questo grafico perché possiamo vedere che la radiazione gialla è fitta bene la radiazione emessa dal corpo nero alla temperatura di 5777 gradi Kelvin, che è proprio la temperatura superficiale del Sole. Un corpo nero, sappiamo, è un corpo, un oggetto ideale che assorbe la radiazione elettromagnetica in tutte le sue lunghezze d'onda e la riemette, in tutte le sue lunghezze d'onda. La radiazione solare, quando raggiunge il top dell'atmosfera terrestre, ha un valore pressoché costante di 1366 watt per metro quadro. Questa quantità si chiama costante solare. Nel momento in cui inizia ad attraversare l'atmosfera terrestre, la radiazione solare subisce delle interazioni con l'atmosfera, con le molecole di acqua, CO2, ozono, ossigeno, e per effetto di questa interazione la radiazione viene in parte assorbita, e la vediamo nel grafico bande che spariscono dalla radiazione solare, in parte subisce fenomeni di scattering, quindi viene diffusa in tutte le direzioni. Parte invece continua il suo cammino diretto e viene chiamata radiazione diretta, quindi sostanzialmente a livello del mare la radiazione è divisa in due componenti: una componente diretta che nei giorni di cielo perfettamente limpido può arrivare fino ad essere un 85% della radiazione totale, e una componente diffusa che può addirittura essere del 100% nei giorni di cielo completamente coperto. La radiazione solare che arriva diffusa o diretta che arriva al suolo viene in parte poi riflessa dal suolo, ma riflessa anche nell'atmosfera dalle nuvole, per esempio. Per definire il Sole completamente come sorgente di luce abbiamo bisogno di due caratteristiche. La prima è la sua posizione nel Sole, determinata dalle coordinate solari di zenith ed azimuth. Lo zenith è l'angolo che la radiazione solare incidente forma con la normale al terreno, e l'azimuth invece è l'angolo che la proiezione della radiazione solare incidente col piano della Terra forma con la direzione sud.
Un'altra caratteristica importante è la distribuzione angolare del flusso di potenza. Questo chiaramente non è costante, dipende da diversi fattori, varia in funzione delle coordinate geografiche terrestri, delle condizioni atmosferiche, ma anche del tempo, perché varia in funzione del tempo sempre la distanza della Terra dal Sole. La radiazione solare diretta è quella che in teoria dovrebbe venire solo dal disco solare. In realtà poi parte della radiazione che proviene diffusa dalla fotosfera solare e parte della radiazione diffusa nell'atmosfera prende la stessa direzione della direzione diretta. E quindi diciamo che in un certo senso dobbiamo anche tener conto della radiazione parte della radiazione diffusa si assomma alla radiazione diretta ed è questa la parte importante della radiazione che interessa i sistemi a concentrazione che vedremo in seguito. Come viene il Sole non è una sorgente puntiforme, quindi un osservatore dalla Terra non vede i raggi che arrivano dal Sole come collimati, cioè paralleli, ma vede un cono di raggi. Praticamente a seconda del punto del Sole dal quale, con un'inclinazione, diciamo, che dipende dal punto del Sole dal quale provengono. Quindi diciamo il Sole vedrà questa radiazione come un fascio conico, qui sottende un angolo solido di circa 1,3 per 10 alla meno 4 steradianti. A questa distribuzione angolare dei raggi è associata una distribuzione angolare della potenza, modellata generalmente per le applicazioni modellistiche come una gaussiana isotropica con deviazione standard di 2,5 miliradianti. Riprendiamo la geometria del sistema Sole-Terra e abbiamo detto che il Sole con un'ottima approssimazione può essere assimilato ad un corpo nero e quindi la potenza emessa si può esprimere in termini segue la legge di Stefan Boltzmann, cioè è proporzionale alla quarta potenza della sua temperatura superficiale, qua sigma è la costante di Stefan Boltzmann. Questa potenza crolla, decade con la densità di potenza, decade con col quadrato della distanza, man mano che ci allontaniamo dal Sole. Quindi la densità di potenza in un punto della Terra può essere espressa con qualche considerazione geometrica come proporzionale alla quarta potenza della temperatura e al quadrato di θ s, che è l'angolo di vista il semiangolo di vista del Sole. Ora ci chiediamo perché bisogna concentrare la radiazione solare, perché chiaramente in questo processo di trasferimento dal Sole alla Terra la radiazione solare risulta fortemente diluita. Passiamo da 63 kW per metro quadro all'ordine di 1 kW per metro quadro. Si tratta di una densità di potenza troppo diluita se siamo interessati a sfruttare l'energia solare in processi in cui è richiesto calore ad alta entalpia, come appunto le centrali termoelettriche o termochimiche, e quindi dobbiamo necessariamente concentrarla. Vediamo adesso facciamo alcune considerazioni sulla concentrazione della radiazione solare e sui limiti che è possibile raggiungere. Innanzitutto i concentratori si dividono in due classi. Concentratori 3D cambiano tutte e tre le componenti della radiazione, le direzioni della radiazione incidente e focalizzano la radiazione solare in un punto. I concentratori 2D invece cambiano soltanto due delle direzioni della radiazione e concentrano su una linea. Siccome
questo seminario si parlerà di concentratori, di torri solari che focalizzano in un punto, e concentreremo la nostra attenzione proprio su questa, sui concentratori 3D. Consideriamo un concentratore 3D ideale perché è fatto nella seguente maniera. Supponiamo che abbia un'apertura di ingresso caratterizzata da una sezione AI ed una regione indicata con AREC o area del ricevitore in cui viene focalizzata la radiazione entrante nel sistema e che abbia una dispersione angolare di 90 gradi, come possiamo vedere. E il concentratore è ideale perché assumiamo che durante queste riflessioni all'interno del concentratore non si abbia perdita di potenza, non ci siano dispersioni termiche. E assumiamo che anche il ricevitore si comporti come un corpo nero, cioè assorba tutta la radiazione e la riemetta secondo la Stefan Boltzmann. Allora, che cosa succede quando arriva, man mano che arriva la radiazione solare? Il ricevitore inizierà a riscaldarsi e a riemettere, secondo la Stefan Boltzmann, finché non la rimette indietro, quindi la radiazione torna indietro, esce dal concentratore e prende la direzione del sole. In questo scambio termico tra il sole e il ricevitore si raggiungerà a un certo punto la temperatura del ricevitore aumenta finché non si raggiunge la condizione di equilibrio termodinamico in cui il calore assorbito dal ricevitore è esattamente uguale a quello emesso, le temperature del ricevitore è uguale a quella in condizioni di equilibrio termodinamico del sole. Mettendo insieme appunto queste relazioni arriviamo alla considerazione, arriviamo a ricavare questa espressione che lega l'area del ricevitore all'area di ingresso del concentratore. Questo rapporto tra l'area di ingresso e l'area del ricevitore si chiama fattore di concentrazione geometrico ed è inversamente proporzionale al quadrato dell'angolo di accettazione del concentratore. Ora, se quest'angolo di accettazione è proprio uguale all'angolo di vista del Sole, quello che abbiamo visto nella slide precedente, otteniamo quello che viene chiamato il fattore di concentrazione geometrico massimo ideale per un concentratore 3D, che è di 46.400. Cioè, oltre questo numero non possiamo concentrare quindi la radiazione solare questo numero di volte. Soltanto senza dimostrare come si arriva alla definizione del limite teorico per i concentratori 3D, ma semplicemente riportando qui la sua espressione, notiamo che nel caso dei concentratori 2D questo numero è decisamente più piccolo, siamo dell'ordine di 215 volte. E quindi questo spiega, come farò vedere in seguito, perché i sistemi a torre riescono a raggiungere temperature a ricevitore molto più alte degli specchi parabolici lineari. Il fattore di concentrazione può essere definito in due modi, o il fattore di, che abbiamo visto prima, fattore di concentrazione geometrico, ma per un'analisi più accurata in teoria dovremmo considerare il fattore di concentrazione ottico del sistema, cioè il rapporto tra la densità di potenza in uscita dal ricevitore e la densità di potenza in entrata al ricevitore. Per fare questo dobbiamo introdurre alcuni concetti. Intanto dobbiamo dire che il Sole si considera una sorgente di luce lambertiana. Vuol dire che presenta una radianza che è indipendente dall'angolo di vista. Se vediamo questa figura, la sua luminosità, per così dire, è la stessa in qualunque punto del disco solare. Questa radianza è definita come il flusso che arriva nell'unità su una certa superficie o emessa da una superficie nell'unità di
di area per unità di area proiettata per unità di angolo solido. Quindi immaginiamo che da una certa regione del Sole arrivi con una certa inclinazione, una frazione del flusso, questa è la direzione del raggio incidente, e questo è θ, è l'angolo che forma con la normale nel punto in cui si trova l'osservatore, e questa grandezza di dA cos θ rappresenta la proiezione dell'elemento di superficie lungo la direzione normale al raggio incidente. Ora, se noi integriamo questa espressione, troviamo l'espressione del flusso e quindi in pratica, vabbè, questi passaggi sono piuttosto elementari. Arrivi L, chiaramente abbiamo detto è costante, la tiriamo fuori dai segni di integrale, e troviamo il flusso che arriva su una superficie in funzione dell'angolo di accettazione del sistema. Ora, il sistema è quello di prima, riesaminiamolo qua, abbiamo un ingresso, qua in uscita invece di mettere il ricevitore lasciamo l'apertura corrispondente al ricevitore aperta, la sezione lasciamo aperta e la radiazione solare con dispersione di 90 gradi uscirà in tutte le direzioni dal nostro concentratore. Avendo definito il fattore di concentrazione ottico come il rapporto tra la densità di flusso in uscita e in entrata dal concentratore, e riprendendo l'espressione del flusso che abbiamo definito qua, troviamo come sia esprimibile in termini di radianza e di angoli di dispersione in entrata e in uscita della radiazione solare il fattore di concentrazione. Ora, la parte, diciamo, se il concentratore fosse ideale, la radianza in entrata e in uscita sarebbe, per la conservazione dell'energia, sarebbe costante. In realtà concentratori ideali non esistono, e durante il processo di focalizzazione all'interno del concentratore la radianza, per effetto di assorbimenti e di perdite di termiche all'interno del sistema, sarà diversa da quella in uscita. Quella in uscita sarà diversa e minore di quella in entrata. Ora, tenendo conto, e qui non lo dimostriamo, di un principio che vale in ottica, che va sotto il nome di conservazione delle tendue, cioè che il prodotto dell'area attraversata da una radiazione con un certo angolo per il seno al quadrato di quell'angolo è una costante, mettendo insieme questi dati per il nostro sistema arriviamo alla conclusione che il fattore di concentrazione ottico può essere minore o uguale al rapporto tra il sen quadro di θ', dove θ' è l'angolo di dispersione della radiazione uscente dal concentratore e il sen quadro dell'angolo di dispersione della radiazione incidente. In assenza di perdite ottiche e con una dispersione in uscita di 90 gradi, otteniamo che il fattore ottico coincide con il fattore geometrico. Adesso, sempre facendo riferimento a questo sistema, ritorniamo un passo indietro, quindi il sistema è quello iniziale in cui abbiamo qui un ricevitore. Supponiamo che parte della radiazione che arriva al ricevitore, assimilato sempre come un corpo nero, sia sottratta al sistema per generare del lavoro utile. Quindi, indichiamo con ETAPS l'efficienza di assorbimento. Allora, qui vediamo la relazione tra il calore emesso e il calore assorbito la potenza emessa e la potenza
assorbita dal ricevitore, mettendo insieme queste relazioni, le abbiamo già viste prima, il calore assorbito è quello che proviene dalla radiazione solare, quindi è la potenza che entra, attraversa l'area d'ingresso del concentratore, il teta è l'angolo di dispersione della radiazione solare in ingresso, troviamo una relazione tra la temperatura del ricevitore e l'efficienza di assorbimento e la concentrazione del ricevitore. Manipolando queste equazioni, sono veramente due passaggi matematici, riusciamo a esprimere l'efficienza di assorbimento in funzione della temperatura del ricevitore e del fattore di concentrazione, ricordando poi anche l'efficienza di conversione dell'energia del calore in lavoro con il ciclo ideale di Carnot, vediamo come in questa figura possiamo vedere come varia l'efficienza per l'assorbimento in funzione della temperatura, cioè una funzione che decresce, e come varia l'efficienza del ciclo di Carnot in verde e cresce con la temperatura. Quindi mettendo insieme gli andamenti delle due curve, vediamo come per ogni fattore di concentrazione ci sia una temperatura ottimale di conversione dell'energia solare in lavoro meccanico. Quindi riprendiamo la distinzione tra concentratori 3D e concentratori 2D, soltanto per riportare quelli che sono in pratica in questi sistemi i limiti di concentrazione e di temperatura. Nell'ambito dei concentratori 3D abbiamo due tipologie di impianto solare termodinamico, gli specchi parabolici, i dischi parabolici e i sistemi a torre. E per i concentratori 2D, i lineari di Fresnel e i parabolici lineari. Vediamo che con i parabolici lineari e con le torri si raggiungono i massimi valori molto alti di fattori di concentrazione. Per i dischi parabolici si può arrivare fino a 2000 soli, per i sistemi a torre di meno, per la semplice ragione che nei sistemi a torre le perdite termiche, le perdite ottiche all'interno del concentratore sono maggiori rispetto ai dischi parabolici. Il raggiungimento di temperature così alte, dell'ordine di 1000-2000 gradi centigradi, rende possibile l'accesso a cicli termodinamici avanzati, che vi voglio far vedere in questa slide. Allora, la tecnologia degli specchi parabolici lineari si colloca in questo grafico a temperature di esercizio dell'ordine di 450, anche 500 gradi centigradi, e i cicli termodinamici associati sono tipicamente il ciclo Rankine con efficienze inferiori al 40%. Se però consideriamo i sistemi a torre, vediamo che il fatto di poter raggiungere temperature più alte, che vanno dai 500 fino ai 1000, 1300 adesso anche gradi centigradi, ci rende disponibili, rende questo sistema copiabile a turbine che garantiscono cicli termodinamici più efficienti come il ciclo Brayton, turbine a vapore, appunto Brayton con CO2 supercritico, e
Questa slide ve l'ho voluta far vedere semplicemente per dimostrare come in effetti i sistemi a torre siano più appetibili dei sistemi a parabolici lineari, e di fatto quello che noi stiamo verificando adesso è proprio un interesse più marcato di questa tecnologia rispetto a quella dei parabolici lineari, proprio l'accesso a temperature più alte del fluido termovettore in questi sistemi, e quindi a efficienze di conversione del solare alla fine in elettrico più alte, migliori. Allora, questi sono due esempi di impianti solari a torre. Vi ho voluto mostrare questa slide soltanto per farvi capire di quali dimensioni possono raggiungere questi impianti. Gemma Solar è un impianto che si trova in Spagna, sono impianti commerciali con un numero di eliostati che va dalle migliaia alle decine di migliaia di eliostati, potenze di picco che sono quelle delle centrali termoelettriche convenzionali, e costi naturalmente piuttosto elevati. 85 milioni di euro è costato Gemma Solar e 2 miliardi e passa di dollari l'impianto Ivampa, che è costituito in pratica da tre impianti a torre centrale. Allora, per arrivare a quello che è la parte più importante di questo seminario, cioè l'ottimizzazione del campo solare, bisogna riprendere alcune considerazioni riguardanti le prestazioni ottiche di un sistema di questo tipo e le perdite ottiche all'interno di un campo solare. Intanto, la radiazione solare come può essere vista? Si è vista come un fascio, un cono di raggi, che dal sole arriva sull'eliostato e viene riflesso verso il ricevitore. Quindi ogni punto, ogni elemento dell'eliostato riflette in questa maniera la radiazione solare, ma la riflessione non è una riflessione perfetta. L'eliostato non è una superficie ideale, presenta a livello sia macroscopico che microscopico dei difetti, per cui il cono, per effetto di questa riflessione non ideale, dobbiamo immaginare che venga allargato. E quindi la potenza che arriva, la potenza solare associata a questo fascio conico di elettroni, viene distribuita, spalmata su una gaussiana che si allarga nel fascio della radiazione riflessa verso il ricevitore. E qui vediamo appunto tutti gli errori dovuti all'appuntamento, alle imperfezioni della superficie riflettente, si assume che abbiano una distribuzione gaussiana. Il teorema del limite centrale ci dice che la sovrapposizione di funzioni gaussiane è ancora una gaussiana, anzi il teorema è ancora più generale: anche se le singole distribuzioni non fossero gaussiane, la somma sarebbe comunque una distribuzione gaussiana. Una distribuzione normale. Quindi in questa maniera viene modellato la radiazione solare incidente e riflessa. Perdite ottiche all'interno del campo dipendono da diversi fattori: l'effetto coseno, shading e blocking, reflettività dell'eliostato, attenuazione atmosferica e poi una quantità che si chiama spillage, che tiene conto di quanto effettivamente della radiazione solare che arriva e viene proiettata verso il ricevitore effettivamente entra nella sezione di apertura del ricevitore. Vedendo in particolare uno per uno questi effetti, partiamo con l'effetto coseno. Questo è l'effetto responsabile della maggior parte delle perdite ottiche all'interno di un campo solare.
Per capire che cos'è, guardiamo questo schema. Abbiamo due eliostati, A e B, e la radiazione solare incidente che arriva con una certa direzione. Cosa succede? Arriva sull'eliostato, l'eliostato si orienta su due assi in maniera da riflettere la radiazione solare sul ricevitore. Questo lo fa in entrambi i casi. Solo che la superficie di eliostato che effettivamente la radiazione solare vede è diversa nei due casi, cioè parliamo di una superficie effettiva, quella che vede, cioè la proiezione della superficie reale dell'eliostato per il coseno dell'angolo che la radiazione solare forma con la normale alla superficie dell'eliostato. Quindi la vediamo qui, in questo caso abbiamo che l'eliostato, le due coincidono e quindi abbiamo la massima efficienza di raccolta del sistema. Quando si verifica? Quindi quando l'eliostato, la torre e il sole sono allineati, quindi la normale coincide, teta è uguale a zero. Questo effetto coseno ovviamente dipende da tanti fattori, dipende dalla posizione che ha l'eliostato rispetto alla torre, dipende dall'altezza della torre, dipende dalla posizione del sole e la posizione del sole varia ovviamente di momento a momento durante l'anno. Valutare l'effetto coseno di un campo non è una cosa banale, o perlomeno non è banale ottimizzare su tutto l'anno le posizioni degli eliostati in maniera che l'effetto coseno sia ridotto al minimo. Qui in questa figura ho voluto mostrare la distribuzione dell'efficienza per effetto coseno di un campo a torre centrale realizzato a Barstow in California, alla latitudine di 34-88 gradi nord. È importante anche la latitudine, ovviamente, perché a seconda della latitudine avremo un sole che si alza di più o di meno rispetto all'orizzonte, mediamente sull'anno. Se immaginiamo di spostarci quindi dall'equatore, per esempio, verso nord, ci possiamo immaginare che queste linee saranno molto più circolari in prossimità dell'equatore e tenderanno ad allontanarsi dalla torre, ad assumere una forma via via più allungata man mano che ci spostiamo verso nord, proprio per cercare, per la tendenza degli eliostati di allinearsi a parità di torre con il sole che man mano che andiamo a nord mediamente a quote raggiunge altitudini sempre più basse. Altri due effetti responsabili della caduta delle perdite ottiche all'interno del campo solare sono gli effetti di shading e blocking. Per shading si intende la radiazione solare che non arriva di un dato eliostato perché è bloccata da un eliostato che gli sta alle spalle. Quindi vediamo per esempio in questo caso questo eliostato, se questo è il nostro eliostato di interesse, questo è l'eliostato che crea disturbo, una parte della radiazione incidente appunto in questo angolino non arriverà sul ricevitore. Questa non è la sola, a questo punto la radiazione solare viene indirizzata verso il ricevitore e può essere bloccata eventualmente dalla presenza di un altro eliostato che gli sta davanti, come in questo caso, e questo eliostato è responsabile della perdita di efficienza per blocking. Chiaramente come si possono diminuire queste efficienze? Dipendono anche queste da tanti fattori, intanto tenendo gli eliostati più spaziati, più distanziati tra di loro, in modo che interferiscano nel minor modo possibile, alzando la torre per esempio, perché se alziamo la torre
quando è che due eliostati si interferiscono? Quando sono molto, quando tanto più sono orizzontali, verticali rispetto al terreno. Questo succede tipicamente quando il sole è basso all'alba, al tramonto, quando il sole sorge o sta tramontando, oppure quando la torre è molto bassa, perché sono costretti ad assumere appunto una posizione più verticale. Un altro effetto responsabile delle perdite di potenza al ricevitore è la cosiddetta attenuazione atmosferica. Praticamente abbiamo visto che la radiazione solare, quando attraversa l'atmosfera, subisce fenomeni di attenuazione, di diffusione, di assorbimento da parte di particolato presente nell'atmosfera. E questo destino ce l'ha anche la radiazione che dall'eliostato viene riflessa al ricevitore. Qui ho riportato la formula che generalmente viene utilizzata per determinare, quantificare in qualche maniera questa perdita di potenza in funzione, dove direi che è la distanza dell'eliostato dal ricevitore. Quindi l'efficienza complessiva dell'impianto, a queste efficienze dobbiamo aggiungere un'efficienza dovuta alle proprietà riflettenti dell'eliostato, è un'efficienza, quella di spillage, cioè dovuta al fatto che non tutta la radiazione che arriva alla sommità della torre al ricevitore effettivamente entra nel ricevitore. C'è una dispersione parte, e questo dipende dal design del ricevitore. Allora, ottimizzare un campo solare è cruciale per chi costruisce impianti di questo tipo, perché abbiamo visto i costi dell'impianto sono abbastanza importanti e il 50% di questi costi va proprio nella realizzazione dell'impianto solare, del campo di eliostati. E tra l'altro della radiazione solare che incide sul terreno dedicato al campo solare, soltanto un 40% mediamente viene raccolto al ricevitore. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare di ridurre il più possibile queste percentuali. Ottimizzare può voler dire tante cose. In linea di principio possiamo pensare di ottimizzare massimizzando l'energia che viene raccolta sull'anno dal sistema, oppure possiamo pensare di ottimizzarlo riducendo i costi di produzione dell'energia prodotta. E questo vuol dire entrare però in dettaglio nella quantificazione dei costi di tutte le componenti dell'impianto. Ora, mentre nella comunità scientifica si è lavorato moltissimo sulla massimizzazione dell'energia annuale raccolta e quindi sull'ottimizzazione delle prestazioni ottiche del campo, pochi dati ci sono in letteratura riguardanti la minimizzazione dei costi dell'energia prodotta. I parametri, la quantificazione dei costi della componentistica di impianti solari sono informazioni in genere riservate, sono informazioni che hanno i costruttori, non le condividono, e quindi diciamo che da questo punto di vista lo studio di ottimizzazione degli impianti è abbastanza è abbastanza indietro, diciamo. Non si è fatto grande lavoro a livello di comunità scientifica. Quindi noi seguiremo e indicheremo appunto i metodi utilizzati per massimizzare l'energia annuale raccolta. La massimizzazione, l'ottimizzazione può avvenire variando parametri di design, come può essere appunto la posizione degli eliostati, l'altezza della torre, le caratteristiche del ricevitore, oppure parametri operativi, tipo per esempio la temperatura del fluido termovettore. Allora, questa slide ho voluto
Ho voluto mostrarvi questa slide perché abbiamo parlato prima di fattori di concentrazione, di come questo dipenda dall'angolo di accettazione, e cioè sia uguale all'inverso del sen quadro dell'angolo di accettazione. Ora noi potremmo in primissima approssimazione pensare al campo solare come se fosse un enorme specchio parabolico che concentra tutta la radiazione sulla sommità della torre al ricevitore. Se così fosse, se fosse semplicemente così, potremmo applicare appunto quella regola per stabilire il fattore di concentrazione massimo del sistema, raggiungibile dal sistema. E infatti, in questo caso, se alzassimo, vediamo, dovremmo ottimizzare il campo, vorrebbe dire ridurre al minimo l'angolo di accettazione. Come potremmo fare? Basta alzare, per esempio, basta per esempio alzare la torre, cioè se da qui passiamo a questo campo, alzando la torre, vediamo che quest'angolo si riduce. Oppure lo possiamo spostare verso nord se siamo nell'emisfero settentrionale, o verso sud se siamo nell'emisfero meridionale, e ancora mettendo insieme tutte queste cose, spostandolo verso nord e alzando la torre, abbiamo un'ulteriore diminuzione del fattore di concentrazione. Però in realtà un sistema a torre centrale non è un paraboloide. All'interno di questo sistema, effetto coseno, tutti i fattori che abbiamo visto prima, che producono un abbattimento della potenza raccolta, sono, e quindi ottimizzare un sistema significa trovare un compromesso tra altezza della torre, posizione del campo in toto e distribuzione relativa degli eleostati all'interno del campo. Questo chiaramente è un problema molto complesso perché, come abbiamo visto prima, questi campi solari sono costituiti da decine, spesso migliaia, decine, centinaia se non migliaia di eliostati. E ovviamente, se vogliamo ottimizzarlo su base annuale, dobbiamo ottimizzare tenendo conto del fatto che il sole non è fisso nel cielo, ma dovremmo tener conto, diciamo, di un numero, dovremmo ottimizzare, diciamo, il sistema su un numero significativo di coordinate solari e di corrispondenti valori di radiazione solare diretta che si possano considerare rappresentativi dell'intero anno. Soltanto così, molto velocemente, i metodi di calcolo della luce riflessa al ricevitore seguono due approcci. Uno è di tipo statistico, col metodo di ray tracing e Monte Carlo, per cui praticamente si genera in maniera random, viene generato in maniera random il fascio di elettroni al quale viene associata una distribuzione statistica gaussiana della DNI, della potenza. Oppure un approccio analitico in cui nel piano chiamato anche di cone optis o di convoluzione, in cui il flusso nel piano del ricevitore viene calcolato come convoluzione di tre funzioni, qui M è la superficie degli eliostati proiettata nel piano del ricevitore, S è la forma del sole proiettata anch'essa nel piano del ricevitore, e G è una funzione che tiene conto di tutti quegli errori che abbiamo visto, di puntamento, la gaussiana associata alla distribuzione di errori nella riflessione del raggio solare. Questo approccio permette una risoluzione di tipo analitico, ma è pesante matematicamente, e in genere ultimamente
i codici che affrontano questo problema sono i codici commerciali che si trovano in giro, sono tutti di tipo ray tracing Monte Carlo. La comunità scientifica ha affrontato il tema dell'ottimizzazione del campo solare sostanzialmente utilizzando tre approcci diversi: il metodo cosiddetto del pattern, il metodo della crescita e il metodo delle variabili libere. Cosa si intende per metodo del pattern? Col metodo del pattern, quindi abbiamo tre esempi, si immagina che gli eliostati siano distribuiti all'interno del campo secondo una geometria ben specifica, che può essere per esempio questa mostrata qua, radial staggered, oppure lineare. In questo campo gli eliostati sono semplicemente messi su file ordinate in cui magari viene ottimizzato come parametro la distanza tra due file consecutive di specchi. Qui i parametri caratteristici dell'impianto di questa disposizione, di questo pattern, sono una distanza tra file di specchi e un angolo, una distanza azimutale di DA. Man mano che ci allontaniamo dalla torre, cosa succede? Vediamo che la densità di eliostati diminuisce e in genere non possiamo pensare di costruire un campo con due soli variando soltanto due di questi parametri. Quando cioè la densità di eliostati scende al di sotto di una certa soglia, si riparte da capo, si prendono altri due parametri di R e di A e si riottimizzano. Quindi in sostanza il campo viene diviso in zone caratterizzato da questi due parametri e all'interno di ogni zona questi parametri vengono ottimizzati. Dobbiamo dire che al momento tutti i campi commerciali, quelli realizzati, i campi a torre, seguono questo pattern. Quindi questo è con l'unica eccezione di questo campo che ha una geometria in cui sono disposti su delle file ordinate. Gli specchi è un campo, il campo eSolar, in cui gli specchi tra l'altro hanno la caratteristica di essere molto piccoli, quindi si possono avvicinare molto tra di loro. Un campo che invece non è stato ancora realizzato, ma ha avuto molto successo, almeno nelle simulazioni numeriche, ha una geometria ispirata alla natura. È un campo biomimetico, filotassico, cioè ha una distribuzione degli eliostati che è come quella mostrata qui nei semi della pianta di girasole, e questa è una geometria che si trova spesso in natura, ed è una spirale di tipo Fermat. In questo caso, ottimizzando gli eliostati, i due parametri da ottimizzare sono questi coefficienti A e B della spirale di Fermat. Quali sono in genere i vantaggi di questo tipo di approccio o di ottimizzazione? Che il numero di parametri è in genere relativamente piccolo e quindi si può scegliere tra una varietà di strumenti di ottimizzazione come Monte Carlo, gradiente coniugato, tutti che permettono un ragionevole sforzo computazionale. Lo svantaggio di questo tipo di sistemi è che si tratta di sistemi euristici, cioè il campo finale non è detto che sia il campo ottimale in assoluto, perché siamo vincolati, che abbiamo scelto una certa geometria e ottimizziamo al massimo secondo quella geometria, ma non è detto che sia la migliore in assoluto. E poi questo tipo di ottimizzazione e di distribuzione degli eliostati non consente di trattare discontinuità che possono essere effettivamente richieste nel campo, come per esempio zone escluse alla presenza di eliostati perché magari devono passare dei macchinari per la pulitura degli eliostati stessi. Quindi queste discontinuità oppure discontinuità tipo diverse altezze e dislivelli nel terreno sono difficili da trattare.
Qui vi voglio mostrare il confronto tra abbiamo questo che è un campo solare realizzato a Siviglia, si chiama PS10. Questa è com'è effettivamente la disposizione degli eliostati. Abbiamo le diverse zone, come dicevo prima, con un pattern di tipo radial staggered. Questo campo è stato messo, le prestazioni di questo campo, l'efficienza annuale di questo campo è stata confrontata con quella di un ipotetico campo con lo stesso numero di eliostati, ma con una geometria di tipo biomimetica. Da queste analisi è risultato che mentre l'efficienza annuale di raccolta dei due sistemi è praticamente la stessa, cioè questo, il biomimetico, è soltanto dello 0,36%, ha un'efficienza maggiore soltanto dello 0,36%, quello che cambia però tra i due è la copertura del territorio. Il campo biomimetico ha un'occupazione del territorio che è un 15% inferiore a quella del sistema radial staggered. Com'è l'algoritmo di ottimizzazione? Intanto quindi si sceglie il pattern, dopodiché si ottimizzano i parametri caratteristici del pattern, considerando su un campo solare, generando un campo solare che è di dimensioni molto maggiori rispetto al campo che effettivamente si deve realizzare. Si deve considerare. Questa ottimizzazione viene fatta su un numero di coordinate solari pesate per la DNA che sia rappresentativo dell'intero anno. Fatto questo, gli eliostati vengono tutti ordinati in base alla loro efficienza e riposizionati nel campo uno ad uno, appunto in ordine di efficienza, finché non si raggiunge una determinata potenza che è quella fissata, che viene detta di design point, cioè si assume che con una certa coordinata solare e con una certa DNI il sistema possa raggiungere una determinata taglia di potenza raccolta al ricevitore. Un altro schema di ottimizzazione è il cosiddetto metodo della crescita. Qua stiamo parlando naturalmente di metodi che esistono solo, diciamo, sulla carta, nessun campo è stato mai realizzato utilizzando questa procedura. Però ve la voglio mostrare lo stesso, consiste in questi passaggi. Si parte da un campo vuoto e poi si prende un eliostato e si valuta la sua prestazione, la sua efficienza in vari punti del campo, finché non si trova la posizione in cui raccoglie la massima quantità di energia su base annuale e lì si pone. Dopodiché si considera un altro eliostato e si rifà il campionamento su tutta la superficie di interesse dedicata al campo solare, tenendo conto della presenza ovviamente del primo eliostato. Questa procedura va avanti finché non si raggiunge un certo requisito del sistema che può essere una determinata taglia d'impianto. E chiaramente questa procedura porta a uno sforzo computazionale che va crescendo rapidamente man mano che si considerano, si posizionano nel campo degli eliostati. Ed è un metodo che non permette la parallelizzazione, non può essere parallelizzato, quindi può essere applicato soltanto a campi di piccole dimensioni. Il metodo delle variabili libere invece è un metodo che semplicemente significa prendere per ogni eliostato le sue 3, 2, se supponiamo il campo perfettamente piatto, o 3 coordinate solari se il campo è accidentato, e variarle tutte contemporaneamente per gli n eliostati. Dal punto di vista dello sforzo computazionale ci rendiamo conto che è un problema
pesante, anche in questo caso non può essere fatta nessuna parallelizzazione. Quando il numero di eliostati è piccolo, è limitato, si possono usare metodi tipo il gradiente coniugato, e quello che otteniamo è il campo effettivamente ottimale, il vero campo ottimale, perché abbiamo considerato contemporaneamente l'accoppiamento di tutti gli eliostati in questo processo di ottimizzazione. Ci sono anche degli approcci alternativi per affrontare il problema di ottimizzazione di un campo solare. Uno di questi è sicuramente il sistema multi-tower. Cosa consiste? Il campo di eliostati ha a disposizione due o più torri sulle quali poter dirigere ridirezionare la radiazione solare in modo tale da minimizzare effetti coseno, shading e blocking. Allora, un codice che abbiamo sviluppato interamente al CRS4 è implementato in una versione tale che abbiamo implementato anche la possibilità di trattare sistemi multi-tower, e abbiamo fatto dei calcoli per valutare la possibilità effettiva di sistemi di questo tipo di raccogliere più potenza rispetto agli impianti a torre centrale convenzionali. Qui vi faccio vedere, allora, l'abbiamo considerato un sistema, per esempio, costituito da 16 torri, sono queste crocettine rosse, e nove campi solari. All'interno di ognuno di questi campi abbiamo messo gli eliostati, sono colorati dunque qui con colori diversi a seconda della torre di riferimento. Quindi vediamo che le torri sono indicate con dei pallini di colore diverso, e vediamo che in maniera alternata in certe regioni tutti gli eliostati puntano su una sola torre, ma in certe zone, tipo all'interno di ognuno di questi sottosistemi, gli eliostati in maniera alternata ridirezionano la radiazione solare verso due torri. Questa disposizione è fissa, cioè abbiamo assunto in questo caso che per qualsiasi momento, qualsiasi ora dell'anno, gli eliostati puntino sempre verso una determinata torre. Naturalmente questo schema può essere migliorato assumendo che momento per momento gli eliostati possano effettivamente orientarsi verso una qualsiasi delle torri a disposizione in base al massimizzando l'efficienza di raccolta. Allora, in questo caso, per queste simulazioni abbiamo considerato 16 torri alte 40 metri e con questo schema di condivisione delle torri da parte degli eliostati abbiamo calcolato l'efficienza annuale. E l'abbiamo confrontata con un sistema assolutamente analogo, in cui però le 16 torri, un sistema modulare costituito dalla somma di 16 sistemi a torre centrale, indipendenti l'uno dall'altro, ognuno con il suo sottosistema di 820 eliostati, senza nessuna condivisione con le altre torri. E l'abbiamo anche confrontato con un sistema costituito da un'unica torre centrale messa al centro di questo sistema, alta 80 metri. E abbiamo calcolato appunto le energie annuali, e le possiamo vedere indicate in questa tabella. Allora vediamo che il sistema multi-tower
raggiunge rispetto a un sistema a torre centrale, a questo sistema a torre centrale, raccoglie un 26% di energia su base annuale in più, ne raccoglie quasi il 9% in più invece se confrontato con un equivalente sistema costituito da 16 impianti a torre centrale. E qua in questo grafico è riportata la distribuzione della potenza, cioè il numero di ore dell'anno in cui il campo raggiunge una certa potenza. E vediamo che il confronto è fatto semplicemente soltanto tra il sistema a 16 torri multitower e il sistema a torre centrale. E vediamo che sopra i 120 megawatt soltanto il sistema multitower permette di avere un certo numero di ore all'anno con potenza appunto superiore. Un'altra possibilità di ottimizzare le prestazioni ottiche di un campo solare, qui ritorniamo ai sistemi a torre centrale, è quella di, una volta che abbiamo orientato l'eliostato in maniera da poter riflettere la radiazione solare sul ricevitore, permettergli di ruotare intorno, mantenendo questa determinata inclinazione, di ruotare intorno al proprio alla normale alla sua superficie. In questa maniera pensiamo si possano così ridurre gli effetti di interazione tra gli eliostati, cioè gli effetti di shading e di blocking. Allora abbiamo considerato per esempio qua un campo, vedete la disposizione degli eliostati semicircolare, e qui al centro del sistema c'è la torre. E abbiamo calcolato, qui in blu sono indicati gli eliostati che sono schermati per effetto di shading e di blocking. Tanto per far vedere questo, quanto è evidente questo effetto, abbiamo considerato le 8 del mattino del 21 marzo a Cagliari come coordinata solare. Questo è nell'orientazione standard degli eliostati. Quando invece immaginiamo appunto di orientare gli eliostati intorno alla normale in maniera da minimizzare gli effetti di shading e blocking, arriviamo ad un sistema ottimizzato di questo tipo, in cui già in questa figura si vede che gli eliostati colorati in blu, quindi quelli ombreggiati, si sono ridotti in numero. Quindi il campo in un certo senso ha raggiunto una maggiore efficienza di raccolta dell'energia solare. Qua in questa tabella vengono riportati i dati dell'energia raccolta col sistema standard e col sistema ottimizzato durante l'intera giornata corrispondente al 21 marzo, 21 giugno e 21 dicembre, facendo riferimento a Cagliari. E con due tipi di due altezze di torre differenti, 25 e 40 metri rispettivamente. Qua con ETA viene indicata l'incremento relativo di energia raccolta. Sono incrementi che per questo tipo di impianto sono tutt'altro che non significativi, sono importanti e vanno presi in considerazione. Infine, un altro modo per minimizzare le perdite ottiche all'interno di un campo solare può essere quello di ridurre l'effetto coseno. Ora, l'effetto coseno, per ridurlo, occorre pensare a degli eliostati che si possano muovere all'interno del campo e ottimizzare quindi la posizione di momento in momento. Questa figura mostra un campo solare sperimentale realizzato in fase ancora di realizzazione in Spagna, che appunto
segue questo approccio. Questo è un campo molto piccolo, sperimentale. Ci sono praticamente gli ostati, si suppone che si muovano su delle rotatorie circolari. Hanno stimato che in questo caso l'efficienza di raccolta può arrivare al 17, anche 20% rispetto agli impianti a torre convenzionale. Chiaramente però questa tipologia di impianti richiede una copertura del territorio molto bassa, questo è uno dei difetti, quindi sono impianti che sono adatti alla realizzazione in zone in cui il terreno ha poco valore. Il CRS4 è coinvolto in attività di questo tipo, come quelle che di ottimizzazione di campi solari, all'interno di un progetto europeo che si chiama Stage STE. È un progetto grosso perché vede coinvolti 41 partner, 18 paesi, 19 paesi, non tutti europei, c'è anche l'Australia, paesi dell'America Latina, è una collaborazione molto importante e il CRS4 in particolare dedica attività di ricerca allo studio dell'ottimizzazione dei campi solari e all'ottimizzazione dell'accumulo termico in impianti di questo tipo. E con questo io direi che ho concluso la mia presentazione, grazie a tutti.